ragazzi, ed eccomi tornato, sono Frax, un nuovissimo video sul mio canale. Siamo tornati con un nuovo video, dopo un po' di tempo. Il ritmo dei video è calato di parecchio ultimamente, ma non vi preoccupate perché piano piano risalirà sempre di più verso l'infinito ed oltre. Ma oggi sono qui per dirvi una cosa che magari molti di voi non approveranno, non sarà simpatica come cosa, ma vi dico anche la mia dalla mia parte. Anche io, come Ron, ho iniziato una collaborazione con l'Electronic Arts, con FIFA, che diciamo mi dà 3 giocatori a settimana, if i più forti diciamo della squadra della settimana, per poterci fare dei video, per poter fare visualizzazioni, per aiutare la crescita del mio canale e per aiutare ovviamente la visibilità a loro, per quanto riguarda appunto la squadra della settimana e i giocatori su FIFA e il giocare su FIFA con giocatori forti. Non so quanti di voi se ne siano accorti, ma io di siti di crediti ne ho sponsorizzati, è vero, ma ne ho sponsorizzati per la maggior parte su FIFA 14 e sull'inizio di FIFA 15. Su tutto quanto il resto, per tutto quanto il resto dell'anno di FIFA 15, che è la maggior parte del tempo in cui c'è stato FIFA 15, non ho mai fatto sponsorizzazioni di crediti e ho per l'appunto deciso insieme appunto Electronic Arts di fare questa collaborazione con loro. Spero che non mi odiate, ma spero anche che la prendiate bene, per il semplice motivo che per quanto riguarda voi avrete solamente dei vantaggi, cioè avrete dei più pack opening con dei FIFA points che non spendo di mio e che posso avere da FIFA, da Electronic Arts, e con dei giocatori prestanti e forti sostanzialmente, con i quali ci divertiremo parecchio durante le serie sul canale. Voglio fare una serie a settimana con questi 3 giocatori che mi daranno ogni volta di settimana in settimana quelli dell'Electronic Arts, e per questo vi chiedo un aiuto a voi, cioè scrivetemi qui sotto, datemi dei consigli su delle idee, su qualcosa che vorreste vedere qui sul canale ogni settimana con questi 3 giocatori. Io ora oggi ho fatto un video così, ho creato una squadra dove poter inserire tutti e 3 questi giocatori, come dovete vedere ora insomma, e ho fatto questa squadra qui con la Roma in difesa e Szczęsny in porta. Poi ho fatto questi, diciamo, queste triangolazioni di intesa verde, dove ci ho messo Harry Kane e Suarez, insomma, che hanno 10 d'intesa, e poi sotto invece c'è Aubameyang, Herman e Junuzovic, che vanno a creare un'altra intesa a 3, diciamo, triangolare, che andrò poi a cambiare in corso di partita, decidendo se voglio levare, insomma, Suarez o Harry Kane. Ma direi, bando alle ciance, possiamo partire con la partita, possiamo andare a sfondare tutti quanti i culi del mondo con questi 3 fantastici ed incredibili giocatori. Vi chiedo anche subito di arrivare a 10.000 like se volete altri video su FIFA. Consigliatemi qui sotto nei commenti le serie da fare con questi 3 giocatori, ma anche qualche altra cosa. Io per esempio avevo in mente di iniziare un Rotto Division 1, però non so quanto possa essere seguito, quindi lasciate un like e un commento se volete qui sotto, insomma, se volete questa serie, se volete il Rotto Division 1 qui sul canale. Il tuo avversario ha abbandonato la partita. E manco ho mai visto sta avversario io, incredibile. No, aspetta, una cosa figa, voglio le meme, dato che sono il bufalo, in realtà è il toro, lo so, però voglio le meme col che io che sputo il fumo dal naso incazzato, guardate. Fate lo screen, voglio tipo mille tag su Instagram. Ok, abbiamo trovato l'avversario, finalmente, dopo anni, secoli, cioè, non so se voi non lo potete capire, ma sono 14 minuti di registrazione. E dopo 14 minuti di registrazione ho trovato l'avversario. Yeah! Vediamo che squadra c'ha. Ok, Marshall, Leslie Young. C'ha una BPL, insomma, mediocre. Niente di che, perché insomma c'ha pure pochi giocatori sopra l'80, per dire, però. Una BPL mediocre. La nostra sicuramente è più forte, almeno per quanto riguarda l'attacco. Penso sia mezzo imbattibile come attacco, a meno che non c'è le Legends. Se è un figlio di puttana, ma possiamo partire. Harry Kane. Subito Harry Kane, se ne va. Torna indietro. Sbiella. Oh, attenzione Suarez che ha fatto! L'ha levata Iralle! Suarez! Subito! Mamma mia, signori, Suarez! Che bestia! 90 di tiro per lui in versione IF! E la mette lì, dove nessuno può arrivare! Nessuno nella storia del calcio, dei portieri, può arrivare! Assurdo, Suarez! Mamma mia! Che golazo! Golazo! Oh, che palletta questo gli ha dato, figlio di... 18 minuti, si va a comandare 1-0. Wojciech Szczęsny... No, fatta cazzata. Porca puttana, grande Manolas. Quanto te amo. Olè, che palletta dentro. Vidal. È lui. Fallissimo questo, è netto. È uno di quei falli netti che dici, mamma mia quanto è netto sto fallo. Ma noi ci tiriamo con Suarez, che tira stamina. E non segna perché è impossibile segnare su FIFA 16 da punizione. Oh, olè, ma che dobbiamo commentare?
Ma che dobbiamo commentare qua? Ancora su Ares, 2-0. Pure di testa il pistolero, signori. Pure di testa te segna. È proprio una bestia, non c'è niente da fa'. Sotto c'è 91 d'overroll. Dici cazzo, sarà forte in culo. E infatti è così. De testa 2-0, 25 minuti sul cronometro, 25 cazzo di minuti, 2-0 Suarez. Dai, dai Vidal, non sei Arturo, ma va bene così. Che cazzo è? Oh, si è sbagliato, vabbè, che famo? No, vabbè, io ci ho provato. Poteva essere una cosa mezza carina. Lo so che sul 2-0 non si fanno ste cose, perché devi infierire sul 2-0, sul 2-0 si deve infierire. Però ho detto, sti cazzi, volevo fare Giastron. Ma l'ho fatta collaborazione come Giastron, ho detto, fammi fare due skill. Vaffanculo. Bella così, Rafinha detesta le via tutte proprio, eh. Proprio. Rafinha, non ne via una di testa, ma va a siglare il 3-0 dopo 44 minuti. E qua mi sa che questa me puzza di rage quit, eh. Ma c'ho sto dorino che mi va sotto il naso, mi puzza un po' di rage quit, è vero? Eh? È vero? Figlio di puttanella, guarda, Suarez, Suarez, Rafinha. Purtroppo non mi sta convincendo tantissimo invece Harry Kane, perché non c'ha una velocità storica. C'ha un buon tiro, ma non è un tiro della Madonna. Ci stanno centrocampisti e attaccanti che hanno più tiro anche in versione non if, a mio parere. E poi non c'ha le skill, c'ha 3 stelle, quindi insomma è una via di mezzo. Preferisco Aubameyang, tant'è vero che ora proveremo dal secondo tempo. Ci butto dentro anche Aubameyang e vediamo un po' come va a finire. Sono un idiota morto male. Oh, grande, c'ho... Perfetto, fine primo tempo. Fine primo tempo, andiamo a fare i nostri cambi. I nostri cambi tattici, lui 0 tiri in porta. Sei troppo il più forte, sì. Leviamo Harry Kane, che non mi è piaciuto in questo avvio di partita, diciamo così. Mettiamo Junuzovic, leviamo Young e Young soprattutto. Mettiamo Herman, che pure se è ID, lo mettiamo S. Ma sti gran cazzi. Vai a Aubameyang, sei libero. Sei solo. Corri. Tirace. 4-0. Eppure Aubameyang ci mette la sua firmetta a 54 minuti. 4 gol. E la squadra, cioè, e la squadra, come avete visto, cioè alla fine fa cacare. Cioè è una squadra mediocrissima proprio. Però se tu c'hai i giocatori giusti, a riculi, c'è un cazzo da fa. C'è niente da fa. Poi su FIFA a me mi sta a piacere una cazzo di cifra. E penso anche di essere leggermente più forte che su FIFA 15. FIFA 15 facevo un po' ridere ai polli morti. Però può essere uno dei primi giochi dove posso dire di non essere un totale scarso, proprio male. Ma me la cavicchio, diciamo che me la cavicchio. Guarda quest'altro ha segnato. Manche credo. Ma dai. Ma che cross. Cioè che cross e che gol è? Ah, pure così me fai. Mazza, oh, ma sei forte, oh. Hai fatto il primo tiro in porta che fai. Ti è. Complimenti, oh, complimenti. Poi un cross veramente proprio normale. Ecco, grande Suarez, hai capito tutto come si fa a rispondere al gol dell'avversario. Bravo Suarez, porca puttana. Fallo. Da questo, bella così, ma me lo devi fischiare. Grande Suarez, sta troppo forte? Sì, troppo forte. Porca puttana. E vi giuro che so bravo a battere munizioni, eh. Non so Ron, è vero, ma so bravo. Vabbè, io famo così. Dici tranquillo. 5-1 all'82esimo. Quindi ha segnato 2 Suarez, 2 Aubameyang. E poi uno che cazzo ha segnato? Herman mi pare. No, non lo so chi cazzo ha segnato l'altro. Non ho idea. Cioè, non... Rafinha, è vero, Rafinha. Ha segnato quell'altro colletto mica male. Guarda Suarez come insiste. Mica si rende. Suarez! Sono un coglione, se la passavo in mezzo era gol da merda, ma lasciamo perdere. Fallo per chi? Quando? Là, vabbè, fa buono, è fallo mio. Cazzo, dillo prima. De Cristo. Ora Suarez, vediamo un po'. Forse troppo piano questa. Vabbè, io non rimeregolo mai. Gesuita. Troppo piano e troppo poco angolations. Quello stava da solissimo proprio. Oddio, ma quanto è arrivato veloce, Herman? Fermatelo. Ragazzi, siamo al 90 e passesimo. E questo mo me fa un altro gol, perché mo deve fa. Rigore? No. Perfetto. Siamo, insomma, è finita la partita. Mo fischia. Ha fischiato, signori, ha fischiato. Finisce qua la partita. Incredibilmente Erfrax domina con Aubameyang, Suarez e Harry Kane. If, signori, if, sì, if. Non so quante cazzo se ne sono usciti de cosi, cavoli. Però, niente, vi invito a lasciare un like. Guardate qua, intanto Suarez 8,7, Aubameyang 8,3,
Kane 6,2. Per questo che se proprio vi dovete spendere dei crediti per comprare qualcuno, o se aprite i pacchetti sperando di trovare qualcuno, vi auguro di trovare o Aubameyang o Suarez. Vabbè, Suarez non c'è manco da dirlo, è 91 d'overall, costerà i milioni, e Aubameyang è meno, ma è forte in culo uguale. Da Frax è tutto, vi invito a lasciare un like, seguitemi su Instagram, imfrax, e ci vediamo al prossimo video. Bella!